Ecco, c'è sicuramente una differenza da fare tra il componente metallico in argento e il componente metallico che prima abbiamo denominato come economico. Una volta che il componente metallico economico si ossida e la placcatura si rovina e cose del genere, il processo è irreversibile, non si può tornare indietro. Mentre per quanto riguarda l'argento, nel momento in cui questo si ossida, è possibile pulirlo con dei prodotti particolari in modo che torni alla forma originale, diciamo, quindi splendente e tutto quanto. Se utilizziamo dei componenti metallici in argento placcati in rodio, diciamo che il componente metallico rimane bello brillante proprio di base. E non avremo necessità di pulire tanto spesso il gioiello in argento. La placcatura a rodio solitamente viene utilizzata soltanto per i componenti metallici in argento. Il motivo è che è una procedura molto costosa, quindi solitamente si utilizza per componenti metallici che hanno un certo valore e non per i componenti metallici economici composti da banalissime leghe di metallo che non comprendono metalli preziosi. Mi sembra anche importante parlare dei componenti metallici gold filled, detti anche rolled gold. Che cos'è un componente metallico gold filled? È un componente metallico che di base ha un'anima composta da una lega povera, quindi una lega composta da metalli poveri. Questa lega, questa struttura di base, composta da questa lega, viene poi rivestita da una certa quantità di oro. Che differenza c'è tra la placcatura e il processo che porta alla realizzazione di un componente gold filled? La placcatura è un processo elettrolitico che permette a un sottilissimo strato di materiale di aderire al componente grezzo, mentre la procedura del gold filled non è un processo elettrolitico, è proprio una fusione dell'oro all'anima grezza del componente metallico. Quindi la placcatura può avvenire via con il tempo perché è questa pellicola che aderisce, mentre nel caso di componenti metallici gold filled, essendo l'oro fuso all'anima grezza del metallo, è impossibile da togliere nel tempo. Quindi i materiali gold filled non sono placcati, sono rivestiti in oro, rivestiti tramite un processo di fusione, perché il materiale gold filled non costa quanto l'oro, semplicemente perché non è tutto oro al 100%. L'anima di base è composta, come ho detto, da una lega metallica grezza povera, mentre l'esterno è poi rivestito da un certo spessore di oro, che non può essere inferiore a un certo limite, altrimenti non è possibile denominare quel determinato componente metallico gold filled. I componenti metallici gold filled non costano come l'oro, perché non sono costituiti completamente da oro a 14 carati. Però è sicuramente vero che costano un po' di più degli altri componenti metallici, sia di quelli più economici, diciamo privi di metalli preziosi, sia dell'argento, perché comunque un po' di vero oro, cioè questo potrebbe essere uno degli svantaggi dei componenti metallici gold filled. Però è anche vero che secondo me i vantaggi sono tantissimi. Il primo è il problema delle allergie. Se non avete nessun tipo di allergia nei confronti dell'oro, potete benissimo utilizzare un materiale gold filled, perché è vero che all'interno l'anima del componente gold filled è composto da diverse leghe metalliche, però c'è anche un certo spessore di oro che vi isola da quell'anima di metallo grezzo e quindi voi alla fine entrate direttamente in contatto con l'oro. E quindi non ci sono problemi di allergie. Inoltre, l'oro è un metallo che tende a non ossidarsi e a non rovinarsi nel tempo. Quindi acquistare del materiale, dei componenti metallici gold filled vuol dire acquistare dei prodotti che si manterranno belli, nuovi, lucidi nel tempo senza nessun problema. Contate che molto spesso viene anche utilizzato dai gioiellieri il materiale gold filled, quindi stiamo parlando veramente di un materiale di qualità. Se desiderate realizzare una creazione importante, senza però dover andare a comprare proprio, il materiale in oro, il gold filled è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. C'è un ultimo tipo di componente metallico di cui vi voglio parlare.
ed è il componente metallico realizzato con il niobium. È particolarmente adatto per tutte le persone che sono allergiche, oltre che al nickel, anche a tutti gli altri metalli. Si presenta solitamente di colore grigio e viene placcato per rendere il suo colore più brillante. Per ora ci fermiamo con questo video generale. Diciamo, abbiamo trattato un po' l'argomento componenti metallici in modo generale. Spero di avervi dato delle informazioni veramente utili per distinguere un po' la qualità dei componenti. Ricordatevi la placcatura è importante, ricordatevi la differenza tra rodiatura e placcatura a rodio, non è la stessa cosa, la rodiatura viene fatta soltanto sui componenti di un certo valore, quindi componenti solitamente in argento perché è molto costosa, mentre la placcatura a rodio è soltanto un'imitazione del colore. Tenete in considerazione che i componenti metallici in argento, se si ossidano, non vuol dire che sono di qualità scadente, anzi, l'ossidazione è un processo naturale dell'argento. Tenete in considerazione che se comprate dell'argento rodiato, questo vi durerà molto molto più a lungo perché la placcatura attraverso il rodio blocca l'ossidazione della vostra creazione, quindi dei componenti metallici che avete acquistato. Tenete in considerazione i nuovi componenti metallici Goldfield, che sono un ottimo compromesso per avere un gioiello di qualità che duri nel tempo ad un prezzo che non sia eccessivo, come se fosse stato realizzato interamente con componenti metallici, tutti in oro. E tenete in considerazione anche questo nuovo materiale che si chiama niobium e che, essendo completamente anallergico, ecco, non offre tutti quei fastidi che molto spesso alcune persone, subiscono in quanto sono particolarmente sensibili ai metalli. Che dirvi di più? Naturalmente l'argomento non si conclude qui, ci sono molte altre cose da dire, ci saranno dei video più specifici, però insomma ci sembrava che una panoramica generale dell'argomento fosse necessaria anche per aprire un po' il dibattito sulla questione dei componenti metallici. Quindi se avete delle esperienze, se volete specificare qualcosa, lasciate commenti, mandate messaggi e insomma noi siamo qui. Un bacio, al prossimo video. Ciao!